Fratelli del cerchio, a te giunga il nostro saluto. La consapevolezza dell'essere umano arriva fin dove il suo stesso io le lascia spazio. La consapevolezza in sé è infinita, avvolge tutto ciò che è, perché essa stessa ne è parte. L'uomo evolve in funzione della consapevolezza che riesce ad accettare e a riconoscere. Allora verrebbe da porsi la domanda: ma quindi la volontà umana è più forte del sentirsi di esistere? Non è la volontà umana che può decidere di sentire o no, ma il grado di apertura che la sua anima è in grado di rivolgere verso il suo stesso spirito. È come una finestra su un mondo che esiste di là da essa. Esiste la finestra come esiste quello che c'è all'interno della stanza e quello che c'è al di fuori. Si può decidere di tenere chiusa la finestra con le tende tirate perché a noi interessa solo il mondo che conosciamo e che ci dà sicurezza, o possiamo cominciare ad aprire le tende e iniziare a percepire quello che esiste di là di quella sottile separazione che è il vetro trasparente. Se poi decidiamo di aprire un poco la finestra, non potremo resistere alla nuova scoperta e l'immergersi in essa sarà solo un dettaglio, poiché già le apparterremo. Allora si comprende che interno ed esterno, intesi come conosciuto e non conosciuto, fanno parte di un'unica realtà, sempre esistita. Ciò che fa la differenza è la consapevolezza di questa realtà. Quando la luce comincia a filtrare nel nostro essere, non si può più arrestare o rimandare indietro, perché avviene il riconoscimento della realtà, e questa è la consapevolezza. Sentire quello che prima già era. Al termine di questo scritto, la medium ha tracciato questo disegno molto impreciso che rappresenta il simbolo dei fratelli del cerchio. I due triangoli uniti e opposti, ripetuti per 4 volte e ai quali si è aggiunto un particolare che li riveste nella parte inferiore. Se si capovolge il disegno, le forme sembrano umane, con il simbolo al posto del cuore. Il messaggio che segue è la continuazione della comunicazione, anche se sembra collocato entro parentesi per un contatto più intimo di quello precedente. In questo modo lo conclude, visto che manca il saluto che normalmente chiude la comunicazione. Subito dopo che la medium aveva tracciato questo disegno, le è arrivata questa spiegazione. Sono i 4 piani della consapevolezza: 1, il piano fisico; 2, il piano mentale; 3, il piano delle emozioni; 4, il piano del sentire totale, che è collegato agli altri 3 e li contiene in sé, pur sublimandone le percezioni limitate. I fratelli del cerchio sono compartecipativi di questi 4 piani, in simbiosi e armonia con l'essere che ne accoglie l'essenza. Un'unione non è mai distacco e separazione. Eppur appartenendo a strutture diversamente composte, per grado di consapevolezza raggiunta, l'intreccio energetico ha l'effetto di un abbraccio che nel momento del contatto fonde i diversi aspetti della realtà. A voi la pace.